Il diavolo fa paura perché la gente non lo conosce, non ci crede e allora, come tutte le cose che non si conoscono, non si credono, ma si dubitano che ci sono, uno lo vede raffigurato in tante raffigurazioni spaventose, fa paura. Il diavolo, se uno lo guarda in faccia, lo conosce a fondo, sa che noi cristiani, col sigillo della Trinità, siamo immensamente più forti di lui, e allora non fa nessuna paura. Il bello è che coloro che non credono al diavolo, molte volte se lo hanno dentro. Satana lavora di nascosto. Il lavoro principale di Satana è tentare l'uomo al peccato per portarselo all'inferno. E allora Gesù lo combatte soprattutto con tutta la sua predicazione. È tutta contro Satana. Oh, non so, il satanismo insegna tutte le scuole sataniche. Fai tutto quello che vuoi. Gesù insegna, vuoi salvarti, vuoi andare in paradiso, osserva i 10 comandamenti, altro che fai quello che vuoi. Il satanismo insegna che la gente lo osserva anche se non sa che è satanismo. Non c'è nessun Dio sopra di te, sei tu il Dio di te stesso. Non c'è nessuna autorità su di te. E Gesù insegna, massimo comandamento, amare e servire Dio con tutta la mente, il cuore e le forze. Altro che fai quello che vuoi. Camort ci dice, funzioni il satanismo. Ci sono delle forme in cui si accede al satanismo direttamente. Direi nella stragrande maggioranza dei casi si accede al satanismo senza credere nel demonio, senza pensarci e senza accorgersi che si assecondano i suoi suggerimenti. Perché il demonio ha un trucco, eh? Io gliel'ho detto al demonio e lui mi ha dato ragione. Dico, tu sei monotono, fai sempre lo stesso sistema, come hai fatto con Adamo ed Eva. Perché non mangiate di sto frutto? Perché Dio ci ha detto che se ne mangeremo moriremo. No, non è vero, Dio è un bugiardo, Dio non esiste, se ne mangerete sarete simili a Dio, perché conoscerete il bene e il male. Dico, vedi, il tuo sistema è di far apparire alla gente il peccato come una conquista. Addirittura le leggi hanno divulgato l'assassinio dell'aborto, che è un vero omicidio, facendolo passare come un segno del progresso civile. Un segno del progresso, ammazzare. Ma dite un po', la maggior parte della gente segue il demonio così, senza rendersene conto. Però ci sono anche quelli che lo seguono direttamente. Tutti abbiamo sentito parlare di sette sataniche, tutti abbiamo sentito parlare di messe nere. Ci sono persone che si consacrano a Satana, che diventano sacerdoti di Satana. Io ho bruciato delle consacrazioni a Satana. Oh, sono tutti uguali, scritte con sangue, Satana, tu sei il mio Dio, mi consacro a te, voglio essere tuo nella vita e nell'eternità, dammi successo, dammi soldi, dammi piaceri, tutto qui. Questa è la consacrazione a Satana. E bruciano il certificato di battesimo. Per cui alle volte dico, sacerdoti, quando vi chiedono il certificato di battesimo, state attenti e chiedete a che scopo, per quale motivo, perché ci sono di quelli che lo richiedono per bruciarlo. Ecco, rinnegare il battesimo ricevuto. Questi si danno a Satana direttamente. Soprattutto entriamo adesso in quello che è il mondo dei malefici, e insegna sempre Padre Amor. Magia, fattura, legatura, maledizione, due forme tremende di origine africana, la macumba, il voodoo, tutte forme di maleficio.
Maleficio è termine generico per dire faccio del male per mezzo del demonio. Vado da un satanista, dico quanto vuoi perché tu condanni quella persona, ti faccio un caso concreto, condanni quella persona a non sposarsi mai e a non trovare mai lavoro. Paga, o quella persona mai si trova a sposare e mai trova lavoro. Ce n'è una, ad esempio, giovanotte, quando è cominciata a venire da me, aveva 18-19 anni, adesso ne aveva più di 40. Lo esorcizzo, aveva anche dei disturbi fisici, perché il demonio ha anche quelli, specie alla testa e allo stomaco, sono diminuiti, è migliorato, ma adesso che ha 40 anni, e ancora, senza, è neanche un bel ragazzo, senza moglie, senza lavoro. E anche la magia bianca è sempre ricorso a Satana. Cos'è la magia bianca? Uno mettiamo a un cancro, ma si picchia, va da un mago, va da uno, da uno stregone, da uno legato a Satana. Ho questo cancro, me lo puoi guarire? Sì. Quanto vuoi? Cifre. Bene, paga. Ha subito l'impressione di stare bene. Per un certo periodo sta meglio, dice, oh, per mano, quel mano mi ha guarito. Poi ci ricasca peggio di prima. Oh. E allora torna dai medici, e niente da fare. Alla fine dice, beh, quel mago però mi aveva guarito. Torna da mago. Dice, adesso ci vuole una cifra maggiore perché è stato colpito in maniera più grave. Si fa il cliente. Si fa il cliente, sempre con cifre maggiori. Ed è lui che prima lo fa star bene. Il demonio può togliere il male, lo può togliere. Poi ritorna peggio di prima. Ecco la magia bianca, per cui è sempre operazione di Satana, sempre operazione di Satana, e non ottiene niente. La possessione diabolica può avvenire non solo nelle persone, non solo negli animali, ma soprattutto e anche nelle case. Parliamo. Quando c'è l'infestazione nelle case, è così difficile liberarle. Case dove incominciano i rumori. Dove incominciano, dunque c'è qui un ingegnere di Roma che deve cambiare, doveva, adesso non più, gli ho fatto tante benedizioni e anche messe in casa, doveva cambiare non meno di 50 lampade al mese, scopriamo le luci, poi si aprono e si chiudono le porte senza che nessuno le tocchi, anche le porte esterne si aprono, uno di notte sente che la sua porta esterna si è aperta, può entrare chiunque. Poi accensione di radio, di televisore, di telefono, se non c'è nessuno, squilla di notte, naturalmente, sempre in ora da disturbare, È così difficile liberare le case che varie volte ho dovuto dire vi conviene cambiare, per quanto possa costare di sacrifici, di soldi, vi conviene cambiare, perché non si riesce a liberare e può dipendere da tanti fattori. Gliene dico anche uno che si è riusciti a scoprire. Una casa era stata costruita su un terreno dove in passato c'era un cimitero. Come è finita la costruzione di questa casa? Andate ad abitare i vari appartamenti, tutti disturbati. Ma in questo caso si è trovata la via di liberare la casa, facendo celebrare tante, tante messe per i defunti. Un po' per volta la casa si è liberata.
però scoprire la causa per cui una casa viene assalita dal demonio non è sempre facile. Ho capito che per liberare le case, almeno per me, occorre che io trovi un carismatico sensitivo. E se io vado col carismatico, faccio l'esorcismo alla casa e il carismatico trova l'oggetto o gli oggetti da buttare via, la casa viene liberata. Se no, l'esorcismo è inutile. Per esempio, una volta è andato con un sensitivo in cucina, c'era come qui, con mattonelle, ha girato la casa, sto sensitivo, dopo che lui aveva fatto l'esorcismo, ha battuto il pugno contro una mattonella, gli ha detto, questa è da togliere, mortello, l'hanno tolta subito, c'era della carne putrefatta, buttata via, quella carne putrefatta, distrutta, bruciata, basta, è stata pace in quella casa. Quando invoco Padre Pio, quando invoco Giovanni Paolo II, ma il demonio diventa furioso e neanche chiesto il motivo per Giovanni Paolo II, ma perché ce l'hai tanta con lui? Guardate, due motivi. Perché ha rotto i miei piani, penso che sia il comunismo, la fine del comunismo, perché mi ha strappato tanti giovani. E sappiamo quanto lui era accogliente con i giovani, quando si rivolgeva ai giovani, esortate della gioventù. Ecco, per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II, altro che, e ce l'ha con Padre Pio, tanto che alle volte io non ho mai visto niente di straordinario, ma alle volte mi sono sentito dire dopo l'esorcismo, dalla persona esorcizzata, guarda che durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio, ma ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto. Quali sono le virtù della Madonna? Che più ti fa male? Perché è la più umile di tutte le creature, e io sono il più superbo. Perché è la più pura di tutte le creature, e io sono solo. Perché è la più ubbidiente a Dio di tutte le creature. Che io sono il ribelle. E un giorno io gli ho chiesto, dimmi la quarta qualità per cui hai tanta paura della Madonna che ti spaventi di più quando nomino la Madonna che quando nomino Gesù Cristo. Una volta mi aveva detto, ho più paura quando nomino la Madonna perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura anziché da lui. Ma quarta qualità, dimmela. Io non avevo niente in testa, non posso averlo suggestionato. Perché mi vince sempre. Perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di peccato.